Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video direttamente qui nella Stream House, la casa dove vivo con i miei amici youtuber. Oggi è finalmente arrivato il grande giorno perché ho comprato la moto Technoid. E adesso prima di farla vedere a lui, chiaramente la voglio far vedere a USA e a Money, così almeno mi sanno dare un consiglio su com'è, se è bella o brutta. Quindi adesso gliela facciamo vedere. Ho comprato la moto di Tech. Sì. La vuoi vedere? Sì. Sei sicuro? Allora vengo se te la faccio vedere. Ci però non dire devi venire giù tu, non è che te. Porci via, la moto per le scale. Già, fratello, ho sentito moto, sei già emozionato, la moto di Technoid, sei già emozionato lui, porca Eva, perché qua la usiamo tutti alla fine, E qui la situazione cambia. Non è che la usa solo lui, io l'ho comprata a lui, intestata a me, quindi cazzo, lo usiamo tutti. Cosa c'è, piccola Bea? Cosa c'è? Con chi ce l'hai? Con chi è che sei arrabbiata? Nel frattempo guardate il bunker di Moni, che disastro, che di mamma mia cosa con mio ragazzi ha fatto una costruzione, Moni, che è spaventosa veramente. È una settimana che lavora come un bastardo, però porca Eva ha tirato su una meraviglia, porco cane. E dentro è ancora più bello, però questo lo vedrete nei suoi video. Mi raccomando, andate a guardare tutti i video del bunker perché sono bellissimi. Fratello, sei pronto? È là dietro. Però io te la faccio vedere, però non girerò la cam, quindi mi dovrei dire com'è questa moto, ok? Vabbè. Ok, sei pronto? Sì, prontissimo. Ah, ma quello è passato. Fatto entrare dentro. Stavo per cadere. No, però perché se la mettevo lì la vedeva, capito? Sì, infatti io non l'ho visto. Perché lui è adesso in stanza che sto lavorando. L'ho fatto stanotte? No, l'ho fatto stamattina, Usta. Alle 9:30 è arrivato a consegnarmela, quello lì. E allora? Cosa ne pensi? Dai, bella! È bella, fra, un motardo, vabbè, noi mi ha chiesto 120 elettrico, lo so, fa schifo, era meglio a motore, vero? Era meglio a motore, io l'ho detto che era meglio a motore. Bomba, bomba, bomba. È bella, vero? Bomba. È una bella moto. Non vedo l'ora di vedere lui che ci sale sopra. È troppo bella, fra. Per essere bella, allora, io gli avevo detto, prendi la benzina che è meglio, lui mi ha detto, no, io la voglio elettrica, fra. Effettivamente elettrica, hai mantenuto la parola perché è elettrica. Costa tanto. Costa tanto. Ed è una moto. Bella, eh? Stupendamente bella, eh? Ha spaccato. Che ho visto Moni affacciato che vuole vedere sicuramente. Questa è un gran pezzo di moto, fra. Mi piace. Voto 10. È un gran pezzo di moto. Io fra, ma che bella, eh? No, per essere bella è bella. Porco cazzo, sai quanta gente vorrebbe una moto così? A me fa schifo perché io non la posso vedere una moto elettrica. Cioè io gli ho detto mille volte, voglio la moto a motore, lui niente. Insisteva. Fratello Money! Senti, vuoi venire a vedere la moto di Technoid? Beh. È fuori di qua? Beh. È là fuori, dove eravamo prima. Fra, io te lo dico, guarda che è una moto elettrica, a me fa schifo. Beh. Ma tu lo so che sei amante delle moto. Però tu ami le moto quelle belle grosse, quelle belle prepotenti, enormi. Sì, vabbè. Non queste schifezze qua elettriche. Si scappa dalla pula, pop. Oh. Io non giro la camera, è lì. Non la vedi? Ma lì dove? È lì, fra, non la vedi? È quella? Sì. Cagare. Ma non è vero, è bella. Fra, lui l'ha voluta elettrica, bro. Ma sì, proprio sì. Fra, guarda che l'ha scelta lui. L'ha scelta lui. No. Lui voleva questa elettrica, fra, io gli ho detto che era la mia motore. Tu dici che se la prende? Se la prende. Ma lui la voleva da corsa, fra. Lui è permaloso, ma lui mi ha detto, io la voglio da corsa elettrica. Da corsa elettrica. Il motardo non c'era, fra. Questa mi sembra da corsa elettrica per bambini. No, è grande. Ah, grande. È grande, grande. Ma è grandissimo. Da ragazzi, vabbè, sarà da ventenne, sedicenne, toh. Sedicenne, sì. Ma non bambino. Ma mio figlio non ci tocca neanche là sopra, sei pazzo. Com'è bella? Sì, tu sei un po' pazzo. Tu dici che gli piace? Credo proprio che ti sputerai in faccia. Oh shit, not good. Ma perché? Ma guarda che bello. Oh, fra, l'ho pagata 4.000 euro. 4.000 euro fa cagare. Vabbè, ho capito. Lui mi ha chiesto questa elettrica e io elettrica c'era solo questa in quella concessionaria. No, ancora no. E perché non l'ha vista? Adesso gliela facciamo vedere. Devo coprirla, vedi? Tra l'altro uso il tuo telo, per coprirla. Cioè no, tu questa cosa ora me la devi spiegare. Mi adesso, dica. Adesso siamo in piena estate quasi. Ok. Ok, ci sono 30 gradi fuori. Ok. Questo è al massimo del calore e al massimo della potenza. Me la puoi spiegare sta cosa, per favore? Te la spiego. Io ragazzi ho il radiatore rotto, perde acqua, perciò
non devo far surriscaldare il motore e quindi vedi che metto l'aria calda così. Mamma, che cavolo, un pochettino circa, capito? Oddio, e più o meno il motore rimane quasi si sta bene, però perché c'è il vento della finestra. Ah no, ma anche qua davanti si sta bene, bro. Sì, ma c'è della vera. Guarda la carabinieri! Scentare! Sai qual è stato il vero problema? Questa cosa qua, zio. Il vero problema è stato quando vedi che ho lasciato il motore surriscaldarsi troppo finché l'acqua non ha iniziato a bollire. È lì che ho sfondato il radiatore. E infatti da lì perde, perciò io ho già fatto l'ordine e quindi deve arrivare. Una cosa alla volta. Tempo andiamo che non si sa mai che esplode, no? Esatto. Ma carabiniera? Carabinieri? Carabinieri? Cosa lo faccio? No, non puoi far niente. Sì, seguono, papì, fermare voi. Madonna mia, che caldo che fa questa macchina, ci vediamo dopo. Ma neanche un computer se lo sai. Guarda quanta gente c'è, lavora. Chiosco. Neanche le macchine hanno più voglia di lavorare. Veramente non hanno. Vengono sovrappagati. Meno pagati. Ma guarda, calma. Sono un istante. Ma tu guarda, hai fame, eh? Oh, ci mettiamo fuori? Non litigando con la macchina, Ma così se non va, tu vieni qui. Se invece va, io vado lì, capito? Ma sei furbo, Ci sta litigando. Si sta innervosendo, dovrei... Sta parlando... Neanche le macchine non lavorano, inizi. Ah, siamo partiti che il finestrino era tutto giù. Però siccome mi hanno fatto troppo lo scemo e mi sta dando fastidio, aria bollente e il finestrino bello su. Welcome to hell, motherfucker! Mani, stai morendo di caldo? Come si fa la sauna? Sto bene io. Vuoi stare davanti ogni volta? Mi fai stare sempre dietro. Oggi stai dietro, poi ti faccio vedere come ci si sopra a star dietro. Maledetto! Ragazzi, siamo arrivati a casa. Adesso finalmente è arrivato il momento di far vedere la moto a fratello Tecnoid. Hai sentito cosa ho detto? Perché lui è appena tornato, ragazzi. Lui stamattina se n'è andato via. Ci ha abbandonati, è dovuto andare in banca il ragazzo perché deve mettere via i suoi miliardi. Vedete la sua bella macchinina, l'ha parcheggiata qua. Qua c'è la Bea che gli ha fatto la pipì sulla ruota. Brava bambina mia! E adesso andiamo a bendarlo perché gli facciamo vedere la moto a Tecnoid. Allora, ragazzi, in questo momento sto andando a prendere il telo di Moni, perché vado a chiudere chiaramente la moto. Adesso l'ho spostata da qua, quindi non è più qua, ma l'abbiamo messa davanti all'entrata perché almeno lui esce bello bendato e gliela facciamo aprire. Ragazzi, secondo me loro hanno detto che non gli piacerà, però io lo so cosa gli piace a Tecnoid, so che gli piacciono le moto elettriche e cagate, tra l'altro, perché è una cagata assurda. Però vabbè, io gliel'ho voluta prendere perché fratello Tecnoid è giusto, se la merita. Siamo arrivati ai like, quindi Alveyak ha rispettato la parola ed è giusto che si prenda questa bella motoretta il mio amico Tech. Guardate sempre i suoi video, mi raccomando, che sono bellissimi. Quindi adesso prendiamo questo telo qua, andiamo a coprire la moto, però non ve la faccio vedere ancora perché ve la faccio vedere insieme a Tecnoid, quindi rimanete nel video ed è importantissimo quanto cazzo è grosso sto telo. Rimanete nel video perché è importantissimo, perché sarà una reazione fantastica di fratello Tech. Ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, la moto è coperta, quindi adesso manca solo fratello Tecnoid che la viene a vedere. Qui c'è Bea già pronta, l'ha vista pure lei, ci salirà pure lei su questa moto. Guardate che spettacolo, ragazzi. Madonna, ragazzi, mamma che bella che è. Ci farò un figurone, ci farò. Quindi adesso andiamo su da fratello Tech e gliela facciamo vedere, ok? Arriviamo subito. Ciao fratello mio! Senti, io ho una mega sorpresa per te. Ma mega mega. Sto vloggando? Sto vloggando perché finalmente è arrivato quel giorno, fratello. Ovvero? È un giorno molto importante per Astrimado. Quando si chiamare fratello vuol dire che ci sono delle gran cagate di mezzo, altro che del... Vuol dire money duri. Sì, money di là. Money. Allora ti dico solo, 4.000 euro. Di cosa? La vuoi sapere o non la vuoi sapere? Perché se no me ne vado e ti lascio qua, ti mollo qua io. Io ho speso 4.000 euro. Di cosa? Tu che cosa mi hai chiesto a me? Cos'è che mi avevi chiesto? La moto mi hai chiesto. Come me l'avevi chiesta questa moto? Elettrica. Però tu mi avevi detto, io dobbiamo andare insieme a vedere la concessionaria. Poi ieri mi sono piantato. Però tu ti sei dimenticato che mi avevi fatto vedere un vlog, un video dove c'era la moto che ti piaceva a te, elettrica, eccetera, okay, eccetera. Io sono andato lì in concessionaria da solo, ok, l'ho vista. Perché ieri volevo andare con te per farti vedere la moto, per farti ballare e farti fare, però giura? Giuro, fra.
Oh, hai giurato? Ti ho detto giuro che c'è la moto, giuro. C'è la moto? Te lo giuro su Enea. C'è la moto, aspetta che spediamo pure gli altri. Ma non è vero, ti voglio vendare. Ma che mi vendi? Non la devi vendere. Ma che fa 5 anni che mi vendi? Sì, perché è il regalo di compleanno. Ma che vendi? Posso... allora vieni da solo. Eh? Ma chiamiamo Money al massimo, dai. Sì. Ma che mi frega se chiami Money? Vabbè, tanto è coperta fuori. Dov'è? È coperta là fuori, fermo. Non la scoprire perché mi incazzo, devo aspettare Money. Cioè, questa! Oh, non scoprirla, Non scoprirla! Stai fermo qua! Money! Vieni! Money! Dove vai? Oh, la moto! Scusa, ho preso la moto! Finalmente! Oh. Guarda che sei mesi in... Allora, qua dentro... Allora, intanto... Qua dentro... Sopra ci scorreggio così so che è mia, poi dopo ti faccio fare anche te un giro. Ma non la tocchi prima. No. Allora, là dentro ci sono gli utensili del casco, c'è tutto quanto, c'è tutto là dentro. T'ho preso tutto, t'ho preso un bel casco. Hai preso anche i guanti? No, i guanti no, però t'ho preso la tutina, preso quella da cross. Che attacca per fare i vlog. Sì, ho preso anche la Insta 360. No, però è su quella. Quella è tutta no, sua. Vabbè. Adesso io ti voglio bene. Io ti voglio bene. È normale. Io posso avere. Io ho cambiato sponda. Io ho cambiato sponda. Io ti posso amarti io. Vedi che sponda era, scusa. Non è normale. Love you. Oh, ma quindi la moto. Ma qua così bella, eh. Allora, è come l'hai chiesto tu. No, è una cross. L'unica cosa che ti devo dire, l'ho cercata a Talaria. Talaria, forza. Tagli a Dari. Che ha detto? Allora, sono due marche che... No, Yamaha. Sì, la Yamaha. Cioè, ma possiamo aprire? Allora, sì. Ascoltami a me. La posso aprire? Certo, l'unico problema è mi dispiace fra... Io l'ho cercata blu, però... Come vero? Ma è verde, è lui! Sai chi gli amici. Ma non mi frega niente perché tanto è la vernice. Ha più bisogno. Ma lei che hai l'amico? Ma mica scemo. Oh, ma non hai visto il suo ferro? Io ce l'amico, ma oh! Parli tanto. Guarda qua il ferro di Money. Guarda qua con che cosa va in giro. Ce l'ha già, oh, che vuoi? Già con non toccare questa... la mia moto, eh! Infatti, qua, appunto, tu ce l'hai già, allora tu non toccare la mia. La posso aprire? In per sbaglio, peccato il cartone. Sì. Sì. No, ti muovi che voglio aprire! Che volevo fare un giro. Ora mi devi dire però, prima di aprire mi devi dire che sono uno dei tuoi migliori amici. Ma allora, a parte che... Che lo so già! Uno dei! Al di là dei... Infatti, poi sta fermo. La sto spostando un po'. Ma lascia lì la roba. C'è il casco dentro, c'è tutto. È pesantissimo dentro. Al di là dei compra, non compra, noi siamo già amici. Okay. Tu cosa ne pensi? Siamo una famiglia, ragazzi. Con anche voi che state guardando, ragazzi, siamo una famiglia. Io sono la famiglia al primo posto. Sì. Allora, loro due l'hanno già vista la moto. Lui fa tanto così, e lui fa tanto così. Ma perché tanto più si è arrivata la moto? Perché è normale, voleva farti un po' di hype, voleva farti la sorpresa. Va bene, ok, posso aprirla o dobbiamo ancora perderci? La vuoi aprire tu o vuoi che te l'aprono loro? No, io. La vuoi aprire tu, vuoi avere questo onore? Sì, vai. Posso? Fra, guarda che è molto alta, stai attento. No, per non far la carriera, Fran, cioè, tocco comunque, cioè, se tocchi tu... Cioè, eh beh, guarda quanto è alta, sì, io ci sono salito, Fra. Vabbè, manubrio, cosa vuol dire? Eh beh, manubrio, ma tu, quella sella quando è quando ci sali, tocchi. Vado? Vai. Oh, 5, 4, 3, 2, 1... Ci sono anche le tue scarpette, Fra. Dai, vai la tua moto, ci puoi vloggare, Fra. Oh, Fra, allora ti tu hai detto moto? Allora, c'è la garanzia. Hai anche giurato, Fra. Infatti c'è due volte che c'è la moto. Allora, garanzia di 17 anni, perché hanno garantito che in 17 anni non si rompe. Assicurazione non si paga. Bollo non si paga. Messa in strada non si paga, immatricolazione non si paga niente, Fra. Questa ci sali su, fa da 0 a 100 in Milano Reggio Calabria. Devi proprio andare in Milano Reggio Calabria attaccato a un'altra macchina, perché mi raccomando non andare da solo. Ficca la roba in penna, vaffanculo. Aspetta, c'è anche un'altra cosa che non sai. E siccome io ci tengo tanto a te, fratello mio, è giusto che tu lo sappia. Ci sono anche le rotelle. E qui la situazione cambia.
così non cadi. Perché io ci tengo, non hai neanche bisogno del casco. Dai, provala. Noi, la sicurezza prima di tutto. Sicurezza prima di tutto ed è importante. Fra, allora, tu devi essere felice perché è elettrica, come me l'hai chiesto tu. Fra, si risparmia nella vita, 4.000 euro. Questa metti anche la... Franco, costa almeno 200 euro, almeno 100 euro. Ma tu devi pensare al pensiero, non devi pensare ai soldi. Ma perché se costava 4.000 euro era bella? Tu vedi, metti questa qua, guarda, guarda fratello Ussa. Tu metti questa qua, non cadi neanche, fra. Non cadi, fra. Quindi non c'è bisogno del casco, protezioni, puoi andare sull'erba, piano, perché sull'erba vai ancora più piano. Sai che mi ha fatto salire mega hype per nulla? Perché mega hype? Perché non è bella? Dai, prova a salire, dai! Oh, prova che questa qua è un motard, eh! Non l'ha manco montata. Non l'ha manco montata. No, l'ho montata. Cosa sta facendo questo? Alzati, ignorante, alzati! Guarda sotto, che l'ammortizzatore non è, non è montato, vedi? Deve entrare lì. Ah, vedi, non c'è l'ammortizzatore montato. Perché se no era più alta, vedi? Quindi è anche più alta se tu non ce l'hai. Devi anche caricare. Cioè, devi anche caricarla. Vuoi provarla? Vuoi che te la monto? Totalmente. Ti chiedo nel culo e vai a impennare quel giro che magari contento, va a cagare, va. 10.000 euro. Compro, faccio, brigo, 10.000 like. Faccio, siamo arrivati. Ma questa è l'amicizia? Non è già più mio amico? No, al di là dell'amicizia, non è l'amicizia. Fra, mi hai fatto salire live. Mi hai detto vieni giù. Abbiamo chiesto i like nel primo vlog, ci siamo arrivati. Abbiamo chiesto i like nel secondo vlog. Il voto, non è specificato. Vabbè, a quanto pare la sorpresa fratello te che avete piaciuta. Però ragazzi io ne ho un'altra in serbo, quindi mi raccomando rimanete collegati, perché il prossimo video forse arriva quella vera. E però voglio, ve lo dico subito, 10.000 like entro 24 ore in questo video e 1.000 commenti, e giuro che questa volta vi pigliamo la moto che piace a Technoid, quella che preferisce lui. Guardatelo, fatelo per lui ragazzi. Fatelo per lui. Ma io tanto non gli credo più, 10.000 like. Io fra non gli credo più. Fra, guardami, poi giuro. Giuro. Chiederne... Giuro, oh, mi hai giurato prima su Nike, c'era una moto elettrica. C'era una moto elettrica. Ma vai a cagare, ma ti pare una moto elettrica? Questo è un giocattolo, ragazzi. No, è una moto. Questo è un giocattolo elettrico. Oh, mi hai detto la moto? Questo non è una moto, è un giocattolino questo. Questo è un giocattolino. No, che la rompi. No, non voglio. Appoggiala qua. Dai, appoggiala qua. Allora. No, no, appoggiala. È contento che la uso, vai, dai. Montamela che la uso. Montamela che la uso. Dai, Bruno, non è neanche carica. Ma mica la c'è la moto di merda, dai. Dai, montala. Ma non è carica, montala, montala. Io ti ho detto che se arriva tu montala. Io ti regalo la moto, sì. Ti ho preso la testa. Vuoi vedere che tu stanotte non dormi? Come faccio? Perché io giro con questa qua in casa, vuoi vedere? Vuoi vedere che tu non dormi, ti impenno sopra il letto? Con queste, ma non ma vuoi vedere che sei impennare? Monta, monta, monta sto coso che lui oggi non dorme. Mi piace fare gli scherzi. Adesso facciamo gli scherzi. Ma guarda che non è uno scherzo, questo era proprio serio, Sì, sì. Tu hai chiesto la moto elettrica? Aspetta, la rondellina. Ci vuole la rondellina. Guarda che l'amicizia non ha prezzo. Vai. Oh, guarda come bella dura. Oh, va come ammortizzata, ma che roba. Sentite, contento, eh? Sentite, contento. Io ti sto facendo fare la gavetta. Ecco, ecco. Bam, 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 bello, eh? Hai visto che è contento adesso, ragazzi, che sto impennando, eh? Forse ti faccio vedere. Allora, giusto per essere chiaro, ragazzi, qua in streamout non si butta niente, quindi se qualcuno di voi c'ha un fratellino più piccolino, questa moto qua verrà regalata a lui. Mi tagghi su Instagram e gliela regaliamo al fratellino più piccolo di qualcuno di voi. Mi raccomando, taggatemi su Instagram scrivendomi: io ho un fratello. Se volete, se volete mi mandate anche la foto e vi mandiamo l'indirizzo e ve la venite a ritirare. Comunque mandate un correo a ritirarla. Sì, certo. E questa moto qua è per voi. È una bella moto, ragazzi, costa tanto. Non ascoltate sto deficiente spaccone megalomane di merda. Oh, gliela regaliamo se sopravvive alla mia impennata. Bam, 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 come si impenna. Vabbè, chiaramente la prenderà che avrà un po' di danni. Ti piace la moto? Ci vediamo nel prossimo video.